Ciao e bentornato nel canale Il Segreto di Samadhi. Oggi impareremo una nuova lezione del maestro. Iniziamo. Un giorno Buddha, raccolto in un'assemblea con i suoi seguaci, fu interrotto da un uomo che entrò con aria furiosa. Riteneva che Buddha stesse facendo qualcosa di sbagliato solo perché era circondato da una folla enorme. La gente andava semplicemente da lui e meditava. L'uomo si occupava di affari e aveva scoperto che i suoi figli spendevano il loro tempo ascoltando Buddha, quando, secondo lui, avrebbero potuto investire le loro ore lavorando, facendo più soldi e assicurandosi un proprio sostentamento. Pensava che trascorrere 4 ore della giornata, seduti accanto a qualcuno i cui occhi erano sempre chiusi, fosse una completa perdita di tempo. Pensò di poter dare una lezione al maestro. Gli si avvicinò con sicurezza, ma improvvisamente tutti i suoi pensieri scomparvero e rimase solo la rabbia in lui. Tremava e non disse nulla, fallendo così nell'impresa di esprimere le proprie emozioni a parole. L'unica cosa che riuscì a fare fu sputare sul viso di Buddha, ma ricevette da lui un sorriso come reazione. I suoi discepoli invece erano furiosi e tentarono di reagire, ma Buddha lo impedì. Non potevano credere che qualcuno potesse comportarsi in modo così riprovevole con il loro maestro, ma non potevano dire niente. L'uomo decise di andar via, vedendo che la sua azione non aveva causato reazioni nei presenti. Una volta a casa, non riuscì a dimenticare l'immagine del Buddha sorridente. Per la prima volta nella sua vita aveva incontrato qualcuno che aveva reagito in maniera così straordinariamente pacata a un gesto così orribile e irrispettoso. Dal pensiero non riuscì a chiudere occhio e nuovamente il suo corpo subì una trasformazione. Iniziò a tremare e sentì il mondo crollare sotto i suoi piedi. Il giorno dopo si alzò, tornò da Buddha, si gettò ai suoi piedi e gli disse: «Per favore, perdonami, non sapevo cosa stavo facendo». Buddha rispose: «Non posso scusarti». Tutti i presenti rimasero sconcertati dalla risposta. Mai in tutta la sua vita il maestro aveva negato a qualcuno il perdono. Era sempre stato compassionevole e aveva sempre accettato tutti, indipendentemente dal loro passato. Guardandosi intorno, Buddha scoprì che tutti erano in stato di shock e diede un'altra importante lezione ai suoi seguaci e a noi tutti. Chiese: «Perché dovrei scusarti quando non hai fatto nulla? Che cosa hai fatto di sbagliato per cui dovrei scusare il tuo comportamento?» L'uomo d'affari rispose: «Ieri sono venuto a questa assemblea e con rabbia ti ho sputato in faccia». Buddha rispose: «Quella persona non c'è più e se mai la dovessi incontrare, dille che la scuso. Ma quella che ho di fronte è meravigliosa e non mi ha fatto niente di male». Ecco cosa ci vuole insegnare il maestro oggi. Quando perdoniamo veramente una persona, dobbiamo farlo senza dirglielo. Non deve sapere di essere stata perdonata. Se ricordi sempre il torto ricevuto a chi ti ha fatto del male, in realtà lo stai punendo e non perdonando. Solo perdonandolo senza dirglielo riuscirai a perdonare veramente. La verità è che il senso di colpa è già di per sé una sufficiente punizione. Siamo arrivati alla fine. E tu? Sai perdonare i torti ricevuti? Scrivi nei commenti come la pensi e se hai messo in pratica gli insegnamenti di Buddha. Non dimenticarti di iscriverti al canale per avere sempre nuove lezioni di vita. Ci vediamo al prossimo video. Buddha ti benedice.